una volta in una generazione gli dei dell'automobile si radunano e creano dal nulla un animale fantastico. Un mix perfetto di potenza, precisione, prestazioni e qualche altra P. La BMW E46 M3, l'auto che ti fa sentire un pilota. L'avevo detto che c'era un'altra P. Mi piace! Ma solo se ha il cambio manuale. Ho premuto e non succede niente. Adesso cambia marcia. Togliamo le sanfrusaglie, mettiamo un pedale in più e avremo l'auto perfetta. Serve un miracolo? Farla diventare manuale senza sostituire il cambio è in realtà un'opzione praticabile. E allora all'orizzonte si aprono nuove strade e nuovi libretti degli assegni. Le auto col marchio BMW Motorsport sono arrivate sul mercato solo nell'85 e la prima è stata la BMW M3. Quelle linee meravigliose con i passaruote svasati, quel cambio ad H, quel meraviglioso motore 2,3 litri a 16 valvole. Tutto questo ha aperto la strada per ogni nuova incarnazione della M3, fino ad arrivare a questa. Oh, senti, qua mi piace! Tra un cambio di marcia e l'altro c'è questo profondo e rauco rimbombo. È di certo un cambio di marcia piuttosto lento, ma c'è! Il motivo per cui mi sono innamorato della E46 è perché la BMW all'epoca era la fornitrice dei motori per il team di Formula 1 della Williams. E parte di quella tecnologia nata per le auto da corsa si è riversata nelle auto di serie, arrivando quindi nelle mani del popolo, la gente come me. Una BMW M3 E46. Sì, ma non una qualsiasi BMW M3 E46. Questa è la massima espressione di guida. Mi piace il colore. È Carbon Schwarz. Cosa? Carbon Schwarz. So che suona come una salsiccia affogata nella salsa, ma vuol dire nero fumo. Preparati a entrare in quello che presto diventerà il tuo ufficio. Il sedile del passeggero, i tappetini, i pannelli delle portiere, il cruscotto a effetto fibra di carbonio, la fodera del cielo. È il top! Ah, sì, è una di quelle, vero? Sì, di quelle macchine in cui elenchi tutte le cose belle, poi all'improvviso mi colpisci ai fianchi sputando fuori. No, non è vero, no. La macchina non è male. In realtà è in ottimo stato. Sì, è davvero buona. Non ci sono vere cattive notizie, ma c'è qualcosa che potremmo fare a questa macchina quasi subito. Ci siamo. Fammi solo trattenere un attimo il respiro. Non serve che trattieni il respiro. Una cosa su cui bisogna lavorare il cambio SMG. Se cambiamo la pompa risponderà meglio e potrà scalare le marce così, bang, 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 come un pilota. Sì, era quello che pensavo anch'io, finché non ho cercato il prezzo di una pompa. Sono $4,000. Quindi ho pensato, perché invece non la eliminiamo del tutto? Quindi vuoi farla diventare manuale? Sì, vedo che ci intendiamo, sì. Perché qui sotto c'è un cambio manuale a 6 marce completo. Basta che togliamo le cianfrusaglie, mettiamo un pedale in più e avremo l'auto perfetta. Quindi alla fine avremo una BMW M3 E46 manuale. Manuale. Sì, è fattibile. E già solo così il valore salirà minimo di un 30%. Perfetto. Boom! Non ci vuole molto per convincermi. Bene, torniamo al Vanos. Ora, la fasatura variabile regola la posizione dell'albero a camme mentre il motore è in funzione. Così, a tiri più bassi, l'albero a camme si sposta in modo che le valvole si aprano un po' più tardi del normale. Questo aiuta col minimo e anche ad erogare meglio la potenza. Con l'aumentare del regime del motore, le valvole vengono aperte prima. Questo aiuta la coppia e anche il consumo di carburante, che a sua volta riduce le emissioni. Questo è il coperchio dell'albero a camme. Il nero è puramente estetico. Il nostro motore è a doppia gamma, con un albero qui e un albero lì. Ed entrambi sono fatti ruotare da questa catena di distribuzione. La cosa più importante del motore è che gli stessi alberi a camme non sono saldamente fissati sui due pignoni.
Se si trattasse di un motore standard, il pignone verrebbe semplicemente avvitato all'albero a camme e ruoterebbero in sincronia. La differenza è qui, in questa unità scanalata. Questa unità Vanos utilizza la pressione idraulica per muovere questi pistoni dentro e fuori, e quei pistoni sono collegati a quell'albero. Il fatto è che può sembrare una scanalatura diritta, ma in realtà è una scanalatura a spirale. Così prende il movimento di entrata e di uscita del Vanos e lo converte in movimento rotatorio. Altera la posizione delle camme, ma la cosa più notevole dell'intero sistema Vanos è che fa tutto questo mentre il motore è in funzione. È un sistema semplice e affidabile, ma naturalmente c'è sempre un ma. All'interno ci sono dei piccoli O-ring che mantengono la pressione idraulica e con il tempo si usurano e si rompono, facendo perdere pressione idraulica, e così la parte variabile della fasatura sparisce. Non è una bella cosa. Questo è un piccolo pistoncino e ha due guarnizioni. Una sopra l'altra. Ora, il kit di Mike è in questo piccolo sacchetto qui con i ricambi. È nuovissimo. È davvero flessibile. La prossima guarnizione, questa qui, è quella difficile. È molto, molto complicato inserirla. E ci devo andare con calma. Questo materiale mostra un fenomeno noto come flusso freddo. Vuol dire che se lo tiro resta leggermente allungato, quindi bisogna fare con calma. E anche la seconda guarnizione è dentro, ma la BMW non ti rende le cose facili perché le guarnizioni sono anche qui dentro. Il problema con questo O-ring in Teflon è che il cerchio è più grande del foro in cui va inserito. Reinserisco il pistone, ma ho bisogno di un po' di lubrificante prima. Dall'altra parte si procede allo stesso modo. Ora il prossimo passaggio da fare è il comando del fluido idraulico. Giusto un po' di lubrificante. I sogni automobilistici si avverano e il paradiso della guida ha la forma di una BMW 46 M3. Oh, senti qua, mi piace! Era già grande dentro e fuori, ma soffriva di un peccato automobilistico imperdonabile. Sai, una di quelle macchine in cui elenchi tutte le cose belle, poi all'improvviso mi colpisci ai fianchi sputando fuori i difetti. Niente cambio manuale. Il cambio manuale vale un po' di più. Io e Dent sapevamo di dover salvare quest'auto e darle il terzo pedale che meritava. Si infila senza problemi. È già un'altra cosa. Abbiamo comprato l'auto per soli $11,000. Il kit di conversione da SMG a manuale è costato $1,279. Il kit di ricostruzione del Vanos $238. L'alloggiamento a campana $500. $180 per il filtro di seconda mano e $250 per resettare la centralina, per un costo totale di $13,447, che sono poco più di 10.000 sterline. Il tutto in 33 ore di lavoro. Attente strade, stiamo arrivando! Quindi non hai ancora scalato? No, non ancora. Oh, guarda, un altro semaforo rosso. Mi è appena venuta una grande idea. Sarebbe? La prossima volta che finiamo un'auto, perché non scelgo io dove andare a guidarla? Ma come? Davvero vorresti privarci di tutto ciò che ho portato nelle nostre vite? Io davvero... Ma di che parli? Ho messo lo io... Lo so, Mike. L'ho convertita al cambio manuale. Siamo bloccati nel traffico. Siamo imbottigliati nel traffico. Siamo imbottigliati nel traffico. Di nuovo. Su una M3. Non va bene. Non è contento. Non è contento. Oh, aspetta, mi è appena arrivato un messaggio. Me lo puoi leggere? È un tizio che dice ci vediamo al parcheggio tra un paio di minuti. Chi è questo? Me n'ero dimenticato, sì, devo incontrare un tizio di nome Paul. Gli mostrerò la macchina. La vuole comprare? Vuole comprarla. Proprio questa? Sì, l'ho dimenticato ed è a soli 5 minuti da qui. Ci andiamo, no? Sarà come un pit stop. Gli mostrerò la macchina.